Oh, Chanel, te vas como. Oh, Madonna. Oh, Madonna. Coraggio, Nel. Fatto coraggio, non uccio. Scansiate. Vado a sbattere. Amore, spezzate, c'è! Che la muovo, tu puoi dire sia. C'è bellissimo. Ti piace, eh? Senti come la urla. Cioè che bello, bella puttanazza. Claudio, amici, ho petto, sapeva, vai! Amore, scappò! Guarda, che dove si ammazzano! Rispondirebbe, fino a che classe fa? Seconda. Media. Elementare. E vediamo come sei scritto. Scrivi! Scrivi! Sono un figlio di puttana, scrivi! No! Scrivi, t'ho detto! Suca! Tanto, lo scrivi o non lo scrivi? Tua madre è sempre puttana, eh! E a te, ti ha concepito col millesimo cazzo che sei ficcata dentro! Quella è la tua sorella! E dica, t'ammazzo! Quello c'ha 12 anni! Ma se mi fanno impazzire! Allora, invece c'è una potenza! Dai, accompagnala a casa! Pure la tassa che c'hanno a fare questi pezzi in merda! Tu invece ne hai 14. E io ti mando a Rosa Scuola. Dai, forza, dillo tu! Che cosa? Dillo, mia madre è una gran buttana. Dillo! Devi gridarla, capito? Tutti lo devono sentire! Gridalo, mia madre è una gran buttana! Mia madre è una gran buttana, su camicchia soia, a bolla, a tuo lato! Avanti, forza, vieni fuori. Muovete! Dai. Dove andate? Questo non l'ho mai visto, come ti chiami? Catalano Claudio. Età? 14. Cosa ti è successo, Catalano Claudio? Sono caduto nelle scale di casa mia. Allora stai attento a queste le scale, Catalano. Andiamo, vieni dentro. Superiore, apri, che ho premura! Che l'hai fatto allora, Giancon? Tre magliette e due paia di pantaloni. Per quei disgraziati dei figli. Tanto tra due giorni lo guarda roba no. Allora te le metto la parte per quando torni. Ecca! Quello glielo porto a tua sorella con i miei omaggi. Per favore, per favore! Le liste delle sedi disponibili sono qua al tavolo. Venite avanti senza fare troppo casino. Piano! Piano! Qui c'è il solito due di picche di tutti gli anni. Il Rosa Spina. Si tratta di un posto di maestro di quarta elementare. La classe sarà composta da un massimo di 8 ragazzi. 8 figli del Buonamare. Se c'è qualche giovane di belle speranze che vuole dare una smossa al punteggio, trovatelo sulle pagine gialle. Luogo, questa è la sua grande occasione. Forza, forza, mi serve un volontario. Allora, nessuno si offre? Eccolo là, aggiudicato. Il nome, prego. Marco Terzi. Abilitazione? Cattedra 56. Materie letterarie, latino e greco. Ma lei lo sa che il Rosa Spina è un istituto di rieducazione minorile? Il posto è retribuito per insegnanti con qualifica di scuola elementare. Sì, per me va bene lo stesso. Signori insegnanti, qui tra di voi c'è un eroe e nessuno lo sapeva. Un applauso, prego. Tutto lo assieme, ma così mi spicciamo prima. Che fa la sta mavetta questa? Aspetta. E quando fu te? State calmo, che tanto c'è tempo per te. Succalo.
sicuro, è la prima volta. Andrea fa 3 anni. Minchia, c'è. Carissima Antonina e Stella, siete venuti insieme nella casa del Padre perché il vostro amore riceve il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale perché vi amate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Antonina e Stella, siete venuti a contrarre il matrimonio in piena libertà, senza alcuna costrizione, pienamente consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti ad accogliere responsabilmente e con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Sì. Antonino, vuoi prendere Stella come tua sposa promettendo di esserle fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarla e onorarla per tutta la vita? Sì. Tony, ci vediamo sabato alla visita a parenti. Sabato no, la prossima settimana, perché sto in isolamento. Ciao Stella, ciao Seduzza. Ma chi è? L'hai messo pure in cilio. Ma lascia, non è che l'ho fatto apposta. Ma lo sapevi che dovevi tornare dentro, no? Ma che ti credevi, che i giudici si scordavano le rapine che hai fatto? Ma lascia, la pistola era pure scarica, in treno, aspettiamo 60 mali a tesi. E mi rettono 18 mesi con un anno. Ma chi sa giustizia, ma chiama, ma lascia. Sì, entra, monta. Vieni, fai andare a loro. Cortile centrale. Questa invece è la mia cella. Magari più confortevole di quella dei ragazzi, però sempre cella. Anch'io vivo qui 24 ore su 24. Però mi piace. Caro professore, è stata una scelta. Io credo molto in questo lavoro. Diciamo che un giorno mi sono sentito, come dire, chiamato. Ho avuto la chiamata. Come quella dei preti. Posso? Ah, Salvatore, vieni. Sto già qui. Zucchero? No, grazie. L'ha fatto lui. Quando uscirà di qua diventerà un ottimo barista. Salvatore? Adesso vai pure. Detenzione e spaccio. Quali saranno i miei orari? Di questi dettagli la informerà meglio uno degli educatori. Pensavo che noi due si dovesse parlare di qualcosa d'altro. Di che cosa? Per esempio, del perché lei è qui. Professore, io ho letto la sua scheda. Ma chi gliel'ha fatto fare di lasciare il liceo dove insegnava?
po' stancato di stare a Milano. Perché hai scelto proprio Palermo? C'ho una casa, ci abitavano i miei genitori. Senta, non per insistere, ma lei è professore di liceo, e noi al massimo possiamo offrirle una casa di quarta elementare. Devo sapere se ho avuto la chiamata anch'io. In un certo senso. Ma perché hai scelto proprio un carcere minorile? In realtà io non ho scelto niente. Sono in attesa di un trasferimento qui in un liceo in città. E aspetto la lettera del ministero da un momento all'altro. Così. Non volevo stare senza far niente. Ah, capisco. Niente vocazione allora, eh? No, niente vocazione. In questo caso devo farle i miei migliori auguri. Ne avrà bisogno, ve l'assicuro. Prego. E tre sabato! Datemi la palla! Ma perché adesso nemmeno più tiri in porta se possono fare, eh? Non si possono fare. Si può sapere perché ci scassa sempre la minchia a noi. Questo pallone è requisito. Se non ti fermi subito, questo pallone è requisito per una settimana! Se continui questo pallone non lo vedo più! Continuate a fare gli stronzi! E sto cazzo di palla su camicia, ve la facciano vedere per Capodanno, avete capito? Continuate, continuate! Continua, bravo, bravo! Bravo, bravo! Dai, Giovanni, allora! Basta, basta, basta! Ecco, la tua classe è questa qua. Il dormitorio invece dove sono? Dall'altra parte del cortile. Comunque gli insegnanti non ci possono entrare, è vietato. Ci sono altri posti vietati? I bagni dei ragazzi, le celle di isolamento, il parlatorio, il laboratorio, l'amministrazione. Insomma, dappertutto. Beh, quasi. Puoi frequentare soltanto l'ufficio matricola ed eventualmente anche il cortile. Comunque, qua è un po' come in fabbrica. Nella catena di montaggio ognuno deve stare al posto suo se si vuole produrre meglio e di più. Ma perché qui che cosa si produce? Tre di quelli sono in classe con te. Quale? Giovanni Trapani, 3 anni da scontare, furto con scasso, recidivo. Matteo Mondello, detenzione spaccio in attesa di giudizio. Natale Sperandeo, quello è un capo, 9 anni. Dai. 9 anni. E che ha fatto? Omicidio. Scusami per ieri sera. Cerca di capire. Roberto aveva bisogno di un piacere. Anche l'amicizia è importante nella vita. Più dell'amore. Ma lo sai, Tia. È che per me c'è la cosa più importante del mondo. Anche per me c'è la cosa più importante del mondo. È per questo che sono gelosa. Sei stato favoloso ieri sera, hai conquistato tutto. Quando sono rientrata a casa, Claudio mi ha fermato. Nevica. Perché parlare di te. E io ho scoperto tutte le fesserie che hai raccontato. Ma poi, come ti è venuto in mente di villarla? È il mio nuovo datore di lavoro. Datore di lavoro? Sì. Da oggi pomeriggio incomincio a lavorare facendo contabilità. Cosicché da oggi per Claudia sei il barone di villarla. Certo che se ti scopri sai che casino. Fa modo che lei capisca quanto io sia innamorato. Prendi interessante ai suoi occhi. E a te chi ti ha invitato? Io vorrei. Apri le mani. Solo che se. E dai, rapi, ma. Amone! Non ti preoccupare, di Patrizia. Se faremo le cose a modo, nessuno si accorgerà di me. Sì. Ma c'è un'altra cosa, Roberto. Lei mi crede ricco. E come faccio a fare adesso? Senza macchine e senza. Ho pensato tanto. E tu? Senti, Claudio, dovrei parlarti di Roberto. Ma che mi frega di lui? Mi dispiace, Roberto. Ma in guerra e in amore, tutto è per me. Te facesti più bene che da te. Deve essere sempre più di te. Bisogna essere prudente. Ma ti ricordi?
Ma di che? E che da vuoto, ma no. Tuo frate è uscito e siamo rimasti da soli a casa tua. Monica. Ciao, mamma. Scusi. Ciao. Dai, finalmente ho trovato un lavoro di pomeriggio. Mi fa veramente piacere. Lia. Lia. Senti, ho davuto a tratti solo un bacio. E poi era 3 anni fa. Io voglio solo sapere se mi vuoi ancora bene o no. Io non lo saccio. E allora perché mi vasaste? Io vasavo a Tia, però pensavo a Navo. E co cazzo è che stai? Lascialo, mi fai male. E adesso? Adesso a commensale, eh? È vero che fai il ladro? No. Che stavi in carcere? Ma cos'era questa stamenchiata? Dimmi il nome. Vero è? No, non è vero. Ma allora tutto questo tempo dove sei stato? Fuori, all'estero. Ho lavorato in Africa e ho fatto un sacco di peggio. Ah, sì? E che facevi? Come che facevo? Il mestiere. Che mestiere facevi? Il gruista. Il gruista? E che mestiere è? Il mestiere è che stanno sopra le gru, stavo a 300 metri d'altezza e ci potevo sputare in testa come mi pareva. E davvero guadagnavo un sacco di picci? Minchia, se restavo mi facevo tutto d'oro. Perché sei tornato? Per te. Quanto sei accupito in giro. Veramente, ho fatto anche un regalo. Che regalo? Allora, che regalo mi hai fatto? Uno stereo. Se mi vuoi bene, domani te lo porto. Non te la consumare troppo, eh? Tu mettiti lì. E voi, preparatevi che fra un quarto d'ora c'è lezione. Signore, com'è il nuovo professore? C'ha 2 occhi, 2 mani, 2 gambe e 2 palle. Forse. Cambia letto, lì non puoi. Perché? Perché? Avete sentito? Ha chiesto pure perché? Perché sì? Perché lo dico io. Neanche lei può. E lei neppure. La lei che ha inviato, sai come si chiama? Forse è Rosannina. No, Giulietta, forse. E allora dimmi tu, tu. Come ti chiami? Claudia. Non te la fai la barba, Claudia? Claudia, dove l'hai messo la pelliccia di peli di topo? Non la trovo più. Tu sei un pezzo di miei, davvero? Stai attento a rispondere bene. Tu sei un pezzo di miei, Donocci, sei un pezzo di miei, da. Allora è posto tu quello, vicino ai cessi. La merda sta là, gli stronzi come te, ci devono fare compagnia. Vai in pace, vai. Per il suo sai che mo solo un occhiale, taleano. Quasi quasi si sta mettendo a chiancere. I maschi innamorati dentro ai bar si chiamano dai muri di città, dalle vetrine dentro ai jukebox. Oh, ma che fa caldo? Specia, te caro Piamone. Perché sennò tua moglie ti dà le totte, se torni tardi. Mi dà le totte, mi dà. Tieni, va. Ma come, sono 30, avevamo detto il doppio. Ma mi deve fare lo sconto. Che fa, non l'ho sentito che hai goduto. In chiede partita, eh.
Allora non mi pigio che... No! Essa vale 100 volte tuo culo! No, non te la do! Rammecca! Venecca, rammecca! Ma ci ammazzavo. Murio. Murio. Catalano Claudio. Mondello Matteo. Pataneto. Sabane Giovanni. King Kong. E tu? Che io? Sì, tu. Come ti chiami? Il mio nome sta scritto sul registro. Vedi chi manca e sai chi sono. Allora, perché non mi vuoi dire il tuo nome? Manco me lo ricordo più. Che vogliamo fare? Voi ve lo ricordate come si chiama? Loro mi chiamano minchiatura. Ah. Hai scelto tu questo nome? Allora te l'hanno dato i tuoi amici? La vita. Nella vita c'è chi nasce minchiatura e c'è chi nasce minchia secca. C'è chi la piglia e c'è chi la dà. E se a uno non gli piace nella prima e nella seconda categoria, che fa? A te quale ti piace? Beh, se permetti, sono affari miei, no? Ah, ho capito. Tu allora fai parte della terza categoria. E quale sarebbe il nome? Quella di testa di me. Perché pensi questo di me? Perché penso questo di te? Sì. Perché se alla tua età sei finito qui, o hai fatto qualche minchiata prima, o ti sei messo in testa di venire a fare il missionario con quel fesso del direttore, allora la minchiata la fai adesso. Oppure, beh, lasciamo stare che il discorso è lungo. No, ti prego, dai, continua che mi interessa. Ti prego, continua, mi interessa. Allora non me lo vuoi dire? No, caro, ma tu l'hai capito lo stesso. Forse ti piacciono questi due bei pezzi di minchia qua. Minchia. Ma tu solo minchia sai dire? Sì, solo minchia so dire, minchia! Avete visto? Un'altra cosa da niente ci hanno mandato. E se questo lo dice a me quale? Ora andiamo. Questa poesia si intitola Er padre degli santi ed è una poesia in dialetto romanesco e vuol dire il padre dei santi. Allora, Er cazzo se può di, radica, uccello, ciccio, nervo, tortore, pennarolo, pezzo di carne, manico, cetrolo, aspergia, cucuzzola e stennarello, cavicchio, canaletto e chiavistello, ergionco, erguercio, ermio, merchia, pirolo, attaccapanni, moccolo, brugnolo, inguilla, torcioricchio e manganello, zeppa e batocco, cavolo e turaccio, e maritozzo, e cannella, e pipino, e salame, e sarsiccia, e sanguinaccio. Sanguinaccio, ripeti. E sanguinaccio. Poi scafa. Scafa. Poi cannocchiale.
Arma. Bambino. Bambino. Poi torso. Torso. Cresce in mano. Cresce in mano. Catenaccio. Catenaccio. Mannola. Mannola. E mio fratello Piccinino. Ma voi Piccinino. Tu. Tu che te ne intendi tanto, vuoi aggiungere un altro sostantivo a questo elenco? Come si chiama il suo poeta? Giuseppe Gioacchino Belli. Un minchiarora, Veramente è morto 100 anni fa. Allora, un minchiarora a fuoco. Va bene così? Brava Claudia, brava. Si vede che sei portata per queste cose, brava. Aspetta, ti devo pagare. Senti che c'è un appoggio a voi. Lasciami, lasciami. Aspetta. Che te lo voglio no. Dai, finiscila. Non so quanto, dammene la. Finiscila, lasciami. Sentite, ti capita tutta questa cartaccia. Ma che ti piace, io lo so che ti piace. Finiscila, non ci pare troppo male, Natale, che è tutta bella. Lasciami, lascia. Che un godo, dai, guarda che bella. Avanti che bella. Lasciami. Ora basta, la stalo usare. Ma che cazzo fai, ah? Dove c'ho le atto? Dei poliziotti Skype. Finiscila. E dopo letto la va a fare solo a te. La va a fare pure a me. Joyce. Pure a lui glielo devi fare. Tu parammi un mattuccare. Amoni, amoni. Bravo. Non te la fire solo che i mano pezzi debolo con savocio. Tu non ne cazzo va. Che fa la sentuta che mi ha fatto le atto? Forza, te, te chiama la panza, minchiaro ora. Minchia, carachine, figlio. Calma te. Ma vaffanculo. Forza, calma te, pace. Poi per quella volta ti volevo ringraziare. Sulle femmine, ragazzi. E per ringraziare di che? Del cacincolo che ti ho dato? Sì, io l'ho capito e tu l'hai fatto così. Che mi volevi difendere, no? Chi è? Chi è? Sono già tornato. Tutto bene? Tutto bene. Come mai? C'avevo nostalgia. Tu che sei un professore nuovo, mi hanno detto di venire nella tua classe. Mi chiamo Marco Terzi. Io non c'ho la rugna, ma ne sbirro.
Io sono il tuo professore, non sono... Non do a mare sbirro, capisci? Posso? Sì. Ti do fastidio? No. Guarda il cielo, guarda che bello. Processo d'appello, hanno portato via stamattina presto e hanno dato la seggia elettrica, è tutto bruciato e coccante. A che cosa stai pensando, Pietro? Cazzi miei. Stai pensando alla tua ragazza? Mia, sì. Perché che è vietato? No, per carità. Così, era per sapere. Comunque adesso noi facciamo un po' di grammatica. Se a te interessa, se no puoi continuare a pensare a lei, non c'è problema. Che fa? Mi picchi un po' culo? Assolutamente. Quando da noi? Confermato. Allora ti mandano l'uccello tu. Oh, ma che minchia volete? Mi hai stavato exonando, exonando! Allora. Antonio, vieni alla lavagna. Tieni. Scrivi una frase a piacere, così poi la analizziamo. Che frase? Una qualunque, una a piacere. Scrivi. Metti l'accento su lei. Va bene così, prossimo. Ricopiatela. Ma che minchia hai scritto? Natale oggi non è triste per niente. Natale oggi c'ha i cazzi suoi. No, no, resta qui per fuori. Antonio, tu te la senti di analizzare questa frase? Beh, io veramente no. Qualcuno di voi è capace? Vai, Claudio. Natale, nome proprio di persona. Oggi, avverbio, ciao. Voce del verbo, ciavare, ciavare. State zitto, falla finita. Lo sappiamo che sono a ciò professore, tu. Vuoi andare avanti tu, Natale? Sì, io ci voglio andare avanti. Analizza examinia, professore democratico. Cancellando. Cancella tu.
Buongiorno. Chi c'è? Mi chiamo Marco Terzi, insegna Rosa Spina. Tu sei il fratello di Natale? Sì. Posso entrare? Il nostro padre l'aspettavano laggiù. Lì, dietro quella baracca. Gli spararono a 2 metri di distanza. E Natale era qui, dove adesso sto io. E ha visto tutto. Questi li avete tagliati tutti e due. Tra un po' lo manderà la lucertone per i grandi. E io che ci posso fare? Ma perché nessuno lo va mai a trovare? E a che serve? Lui non mi sopporta. Dice che mi mancano i coglioni. E forse ha ragione. Guardi, professore, guardi questa mano. Io saccio solo travagliare, caccia, mattoni, un murichisto tira occhio. Però se in questa mano ci metto una pistola, io metto a tramare, ma scanto. Cioè, perché non è cosa mia. Invece lui no. Lo sa come mi chiama a me? Sette carate. Perché? Perché per lui io sono come loro finto. Che tu comballa niente. Che tu comprella. Sognavo. Lascia fare a tua madre. L'aiuto? Non c'è bisogno d'aiuto. Ci vedano noi quattro. L'aiutiamo noi. Solo la domenica ti fai vedere. Gli altri giorni che fai? Perché non ti levi quel cappello, eh? Lo sai perché non lo levo. Ancora non te le sei tagliato queste capelle da frocio, eh? Domenico, se ci provi una trovata te scambio! Gliel'avevo comandato di tagliarsi i capelli, gliel'avevo detto che se lo ripeteva così lo ammazzavo! No, papà! Domenico! Se fosse il garro, su Fea! Fea! E dopo queste ti taglio anche i coglioni, cos'è vero, Fea? Domenico! Basta mussare! Uno tocca me lo addosso, tu non sai chi c'è, figlio mio! 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 Mere lo chiamano, Mere lo chiamano sto figlio tuo Fenocchio. Un garroso mi hai partorito, chi sto mi hai fatto?
sta succedendo? Professore, e mi ferma più a chi d'ora? Ma in infermeria. E perché? C'hai male di culo? Di giorno però, nel cortile, in classe e in tutte le altre situazioni collettive, è ferma intenzione dell'istituto promuovere la sua integrazione con tutti voi. La gazzara di ieri sera non sarà più tollerata. Mario dovrà essere trattato con rispetto, perché Mario è un bravo ragazzo. Io non mi chiamo Mario, mi chiamo Mary. Mary come Marilyn. E de cognome della pompina su caminchia. Pietro, fuori! Dai, fuori, vattene subito, via! E donna! Ma non vedo tu che fa la psicologa, è tutta donna, perché donna carente. Per favore, ti vuoi accomodare? Grazie. Prego. Ha ragione, come dice lui. Ma no, Mario, non è vero, non è così. Ma che ne sa lei? Lo dice solo perché non ho le minne. Se per questo neanche lei ce le ha. Mi piacciono i bei ragazzi. Beh, che ci posso fare? Lui, per esempio, è proprio carino. Non mi tocca lei, sta lontana, ricchio! Scusa tanto, come non devi. E non mi devi neanche guardare, Ugabisse! Stato quella carezza. Ugabisse! Esagerato. Ugabisse! Spaventato. Ci volevo parlare, sto male. Dimmi, che c'è, ti sento? No, sono io che ti sento. Che devo più sentire. Che sto più sentire? Ma che fai? Pazzesco! No! Oh, no, non posso niente. Però qua non ci deve venire queste corne stritte. Madonna, che tenete un paradiso, tenete. Adesso stavo pensando a mia moglie, non c'è niente di male. Ma professor, ma posso di farci fare questi problemi che non si capisce niente? Perché non ci dà un bel te? Magari sull'amore. Che dici, professor? Sì, l'amore è bello, l'amore è tutto. Venite, venite, correte, stanno mi buttando a Pietro, correte! Stai, se facesse affa da sola lei. Se lei non si tocca nessuno questo ragazzo io la denuncio. Qualunque cosa abbia fatto questo ragazzo, lei qui rappresenta lo Stato. La capisce questa parola? Lo Stato! Bravo, bella parola, professore. Però lei qua dentro ci dovesse essere dalla mattina alla sera per capire che le parole, questi cani di caccia, questi bastardi, non ci bastano. Tanto non mi facesse niente, stronzo. Ma la vuoi? Calma, professore. Ma non lo capisci che è questo che vogliono? Non lo capite che è questo che vogliono da voi tutti quanti? Farvi comportare come delle bestie, come degli animali! Ma queste bestie sono professore, ma che cosa ne so, le ha? Ma che ne sa? Lei invece è capace che li lasciasse liberi. Liberi di andarsene a divertire. Liberi di andarsene a passeggiare. Liberi di andarsene a correre nei boschi. In boschi, eh? Ma ve lo dice lei dove minchia sono i boschi a Palermo, professore? Madre, portalo via subito. Andiamo, vai. Ma tu che hai fatto? Ci toccavo lo stecchio, che c'è fai? Cammina, pinaccio! Andiamo. Io l'avverto, professore. Non si mischiasse più. Non si mischiasse più!
Senta, professore, parliamoci chiaro. Anche per me è duro ammetterlo. Ma è la verità. Pietro Giancone è un delinquente irrecuperabile. E dobbiamo contenerlo. Sì, sì, in effetti devo dire che i suoi agenti lo stavano contenendo molto bene. Il Giancone non è come gli altri. Lei non lo conosce, ma io sì. Non si può essere deboli con tipi come quello. La legge penitenziaria non prevede pene corporali, o sbaglio? Quel ragazzo è un criminale. E che vuol dire? Vuol dire che è un fuorilegge, un delinquente, un deviato, un individuo pericoloso. Per sé e per gli altri. Sì, signore, pericoloso per sé e per gli altri. E allora anche i suoi agenti sono pericolosi, quando agiscono in quel modo brutale. È bravo, professore. Io la invidio, sa? Lei può permettersi le belle frasi, i gesti nobili. Tra qualche mese lei sarà via, avrà il suo bel incarico in un liceo, ma io resterò qui, al mio posto, in trincea. E chi sta in trincea, anche se dubita, deve continuare a combattere. Insomma, lei, in poche parole, mi sta dicendo che non punirà l'agente Turris? Esattamente. Ma dove va? Dove va? Stiamo parlando, no? Vado ad aiutare Pietro a sporgere denuncia. Anzi, gli farò da testimone. No. Ma lo devi fare. Ti devi difendere, è un tuo diritto. No. Ma perché? E ti hanno fatto bene, il proprio mestiere fecero. Ma che fai dicendo? Non lo vedi come ti hanno ridotto? Io al posto di loro avessi fatto lo stesso. Io non ti capisco, non ti capisco. Che c'ha a capire tu? A te ti hanno mai fatto questo? No. E tu? Tu l'hai mai fatto a qualcuno? No, io non l'ho mai fatto. E io sì, mille volte. E perché? E che ne saggio? Tu lo sai perché ti è mai capitato? Forse perché ho sempre pensato che è meglio usare la testa che le mani. E si vede che vicino a te c'era gente che usava prima la testa che le mani. Forse è così. Io però non ci credo che ti è venuta mai la voglia a spaccare la faccia a qualcuno. È venuta, mi è venuta. E quella? Era uno. E che ti aveva fatto? Ma insomma, tu la vuoi fare la denuncia o no? Ti aveva rubato la moglie. E che ne sai tu che ho una moglie? Ce l'hai o no? Ce l'avevo. E poi? Guardia! Ci spaccavi la faccia, che ducata portò via. Adesso ti avessi sentito meglio. Una mano sta lontana, quando che ma chi ci canta? Le altre non io, ma copa, le trovate a cantare, come che fanno mocca. Non ti cerco giorno e notte, e la smana più di... Claudio. Va, non è? Vieni a vedere. Vieni. Fale che bello capolavoro. Ma tu l'hai mai fatto questo? Ti piacerebbe fare? Che c'è? Hai paura? Resta solo se ti piacerebbe farlo. No, io non credo. Come fai a dire no se l'hai mai fatto? Qua lo fanno tutti. Non sai perché lo fanno tutti qua? Perché qua, senza una femmina, si diventa pazzo. Tu sai quanto tempo è che sogno qua? 2 anni, 24 mesi, ci sei io e non mi ha fatto. Tu pensi se era fuori e avesse fatto questa cosa? No, penso di no. Senti, perché lo facciamo insieme? Non è bello come una femmina, ma è sempre bello. Panfilare c'è, c'è tu che tu fai a me. Se io ti faccio male, tu peghi a morire c'è. No, no, per favore, che me, tu eri a me. Appunto, però se non c'era io, qua, lo sai quanto t'avessero inculato? Quasi 5 anni. No, ti ho detto io non sta scassando la minchia, io ti ammazzo, da fuoco, cara. Basta, che non sei solo. Parenza. Sì, bravo, che sei tuo, complimenti. Ringrazio, eh. Non finisce. E tu, che cosa faceva da parte di mezzo alla merda? Le porcherie. Fuori, dai. A mia mamma toccare, con me abbassare i mani. Aspetto dopo mangiato, non hai senza dietro il magazzino. Amorine, forza, aspettiamone. Ma
fate ombra. Ci scusi, togliamo subito il disturbo. Deve venire con noi. Dove? Alla casa popolare. Ma solamente? Perché che fece? Diccelo a lui quello che fa. Leone, spera! Tu avete una giassa, ammazza la tua! Ma che cosa fa? Ma che cosa fa? Ma che cosa fa? Ma che cosa fa? E allora, un buono facì! Si inventa la sede, non è senti, questo è da quando è venuto il buio che fanno così. Questi mi ammazzo. Se mi mettono le mani sole mi ammazzo. Non mi tocca. Ti facciamo fare la fine l'uso. Ammazzo, questo. Ammazzo. Senti, quelli non ammazzano proprio nessuno. Se nessuno ti ammazza. Ci metta in mano, ti facciamo raffinere. Che facciamo troppo cattiva, caramba, lampara. Non sei solo. Non avere paura, qui ci sono io. E ci sono pure io, professore. Tu stai zitto. No, questo non lo farei peggio. Al buio, eh? Scenda, Calderone. Vi sentite forti al buio? Non ti ammascara, professore. Non ti ammascara. Ma è di giorno che vi voglio vedere. Queste cose venitemela a dire in faccia. Vi aspetto. Avete capito? Vi aspetto. Proprio voi. Questa volta potreste fare qualcosa di buono invece. E invece non è qui e comincia a gridare! Che cazzo grida? Si sente a casa tua che grida! Lei qui non può gridare! Lo sa perché non può gridare! E perché? Perché i ragazzi stanno deposando! Dormono! Sogna! Ha capito! Dormono! Ma perché se poi ti faccio andare forte a te, ma sai? Come facciamo i conti? Non si capisce la fenomeno, a cazzi! Grazie. Puoi andare. Claudio. Vieni. Un spione a conno vogliamo. Guarda che decido io chi entra o chi non entra in questa classe, se non ti dispiace. Ma qua nessuno di noi lo vuole. È vero? Sentite ragazzi, Claudio ha fatto quello che doveva fare. Ci è stato costretto. Allora sentiamo, secondo voi cosa doveva fare? Farsi violentare e starsene zitto? Eh? Vi ho fatto una domanda, mi volete rispondere?
Doveva farsi rispettare se non voleva starci. E come? A Carmelo gli hanno trovato addirittura un coltello in tasca. Mio padre diceva sempre, meglio crepare che tarire. Tuo padre era un mafioso. E allora? C'è qualche cosa da dire con la mafia? La mafia è bene, la mafia è giusta. Smettila, Natale. Fanno bene. Poverizzo, non è zia, ma l'accento. Bravo, Natà. Questa è terra vostra. Ed è anche terra mia. Un'isola così bella. Gli antichi dicevano che qui il sole aveva la sua casa. Ed era anche una terra ricca di foreste, di fiumi, di... Antonio, tu riconosci il fiume della Sicilia? No. Puoi venire qua. Ad alta voce. Alcantara, Simeto, Anapo, Pellaro, Irminio, Acata, Odrillo, Gela, Salso, Platani, poi c'è il Belice. Guarda da quanto è lungo il Belice! Che ti sei fermato? Vai avanti, Antonio. Mazzaro. Eleutero. San Leonardo. Torto. E Delia. Mary, hai sentito quello che ha letto Antonio? Allora, secondo te, la Sicilia è una terra ricca di fiumi. Sì, è ricca. Lo è. Tanti anni fa l'uomo ha distrutto le foreste. E allora l'acqua, come dire, quasi per paura, si è andata a nascondere nelle viscere della terra. E allora ci sono voluti i pozzi per tirare fuori l'acqua. E di chi sono questi pozzi? Giovanni, tu dove abiti? Ozen. Tu, Claudio? A Borgo Nuovo. Ce l'avete l'acqua? Voglio dire, d'estate, d'agosto, ci sta? E anche d'inverno. Antonio? Viene a orario. E di notte non c'è mai. Natale, ci sta l'acqua a casa tua? Non c'è, è vero? E lo sai perché non c'è? Lo sapete perché non c'è l'acqua? Perché in Sicilia c'è la mafia. E la mafia, negli anni, attraverso l'acqua, ha stabilito il suo dominio sulle campagne. E in nome dell'acqua ha ricattato, ha derubato, ha ucciso contadini, pastori, povera gente. I vostri padri, i vostri nonni. E poi sapete cosa ha fatto? Ha riempito quest'isola di cemento. Ci ha costruito dei quartieri senza alberi, dei quartieri per voi. Il CEP, lo Zen, Borgo Nuovo. Ma quello che è peggio vi ha modificato qui dentro, nella testa. Ecco perché tu adesso trovi giusto che Claudio sia punito. Ecco perché ti credi più forte di me. Ecco perché credi facendo questo di umiliarmi davanti ai tuoi compagni. Ma tu non sei più forte di me. No, lo sai cosa sei tu, eh? Tu sei soltanto più vigliacco.
perché ci vuole più coraggio a essere un sette carati, con un padre ammazzato, un fratello in prigione, che essere uno come te. Io l'amore l'ho fatto solo con una buttana. Mi ricordo che lei sospirava, ma poi i miei amici mi dissero che lo faceva per finta. Però io non ci credo, perché alla fine mi ha pure detto che aveva un bel corpo da maschio. E io mi ero quasi innamorato. Non era tanta giovane e neppure tanta bella, ma io pure adesso la penso sempre. A me mi sa che morirò senza aver baciato mai una ragazza, perché sono troppo brutto. Questo dipende quando ero bambino e sono andato a sbattere una macchina. Adesso qui tutti mi chiamano King Kong. Tanti dicono che l'amore è ficcare, ma non è vero. Io con mia moglie, che adesso aspetta un bambino da me, i momenti più belli sono quando ci diamo certi baci, piccoli piccoli, e siamo a occhi chiusi, come si vede al cinema, che quando due si baciano chiudono sempre gli occhi. Io non lo so che è l'amore. Solo una volta, quando avevo 11 anni, il giorno che Mariella cambiò casa, ho sentito una cosa nel cuore, che però non lo so se era amore. Lei aveva 10 anni, capelli neri e occhi verdi, e da quando era nata avevamo giocato insieme. E così quella mattina, mentre il camion se la portava via, alle case nuove, io ero triste, forse per questo sono sacchiato. No, quello che c'è scritto è una sciocchezza. È la verità. Io penso sempre a te. Certe volte sogno pure di notte. Non è che me lo puoi impedire. Senti, a me piacciono le donne. Mi piacciono per come pensano, per come parlano, per come sono fatte. Tu il mio corpo lo conosci. Come fai a dirlo, eh? Insomma, a me mi piacciono quelle della mia età, va bene? Ti faccio schifo, vero? Ma non è questo. Cosa ti fa pensare una cosa del genere? Ma sì, dai, dimmi. Forza, tanto ci sono abituato. Di giorno sono come la peste, tutte se ne scappano, di giorno. Ma poi di notte sapessi quante ne vengono, quanti vogliono salire a cavallo. Di notte non sogno più la peste. Sono un gelsomino, a Zagre. Dai, smettila, non recitare. Qui non sei a Piazza San Domenico. E che cosa c'è da ridere? Perché secondo te che dovrei fare? Piangere? Eh? Ma vai a piangere quel orbo, quel storpio, quel fatto tutti di droga. No, io, vedi? Io sto bene, vedi? Mangio, bevo e fotto. Faccio quello che voglio. Io non porto giacca e cravatta come te. Io sono libero. Che guardi, non ci credi? Io rido. Rido in faccia a tutti i genti. Faccio a tutti i bravi persone come a te. Belli fuori e strunzerinti. Cacciano pure parole a sfirarle che ti come noi altri. Tutto questo può essere bello, ma bisogna essere in due a farlo. E francamente a me non mi va. Ma
Che fa, guarda, professore? Che c'è? Me l'hanno dato in cortile, dicono che è per me. Sì, è per te. Ma allora tu... Sì, io non saggio leggere, non saggio scrivere. Io me ne fotte niente. È per questo che quando stai in classe non fai mai il tuo lavoro? Voglio sapere subito quello che mi scrisse. Per favore. Per favore, per favore. È firmata lì. Minchia, mi scrisse. Non ti chiamo caro Pietro, perché tu a me non mi sei caro per niente. Mi hai preso in giro. Stai in carcere e non è la prima volta. Quello che mi avevano detto era vero allora. I miei mi hanno ammazzato di botte, per colpa tua. Perciò quei baci che ti ho dato te li devi scordare per sempre. Addio, addio Lia. Leggesti proprio tutto? Sì. Mi dispiace. Dimmi ciao, professore. Ho deciso, scappo. Come sarebbe a dire scappo? E come? Dai detti, è facile. E allora perché non lo fanno tutti? Perché c'è un sabato di 3 metri da un palazzo a Naugio e ci vanno i coglioni. Non ci credo. Vedrai. Aspetta, ma perché viene a dirlo proprio a me? Lo sai qual è il mio dovere, no? Io adesso dovrei riferirlo alle guardie. Ma che te ne fotte a te con il resto e cosa ne va? Tu non sei uno sbirro. Però la prima volta che mi hai visto me l'hai detto che ero uno sbirro, eh? Senti, Pietro, tu non puoi scappare, è una grande fesseria quello che fai. Fra 6 mesi ti scade la pena, sei fuori. Sei fuori, poi ancora rientro, poi ancora fuori, poi rientro. Questa è la mia vita. Non sta scritto da nessuna parte. Magari quando esci trovi pure un lavoro. Se c'è scritto. A 6 anni, quando ho lato Piccirelli, gli avevano a scuola tutte quante che il cartello 9-9 era la standa. Pettinate bene, cari, con tuo mezzo. Le scarpe lucide. Io a dei tempi avevo carcere femminile di Palermo, a trovare mia madre. O Peter mi voleva mandare in un istituto, a così ti insegna a leggere e scrivere, diceva, sì. Ma siamo andati figli a bottana e ci volevano rinchiudere tutti e da. E io già allora diceva no. E perché? Perché professore, ah? Perché era tinto, come sogno tinto ora. Io sogno cattivo, professore, sogno malacarne. Io ci nascivo a costare a mia rete, non c'è niente da fare. Questo è il mio destino. Il destino? Un asce tunno, un po' morto nel quadrato. Ma tu che ci fai qua? Niente. Apri, dai, apri, che c'è in mezzo! Ma dove vai, che esci a fare? Fuori c'è il traffico! Apri, 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 sicuro, tanto ti avrà fatto una femmina. Dove sto? Sei da stare all'ospedale, a pazzo rito, mi prendete il permesso, quattro ore, dove sto? Scusa, mi tieni questa borsa? Antonio! Oh, ma che fai? Lo tiri su per i piedi. Professore, guarda! Sì, stai buono. Deve fare così, fa così con tutti i bambini. Sì, ma gli infila quelle cose nelle orecchie, nel naso. Guarda, lui piange, questo piange. Lo vedo. È mio. È l'unica cosa mia. Che ho mai avuto, professore. Andiamo, professore, ce lo fa vedere, andiamo. Guarda, questo mi è bello, guarda. E ridi. Ridi che sei nata, la vita è bella, pisellone mia, è bella.
Allora, signorina, quale sarebbe questa cosa importante assai di cui mi vuole assolutamente parlare? A voi, ne pecciotte, forza! Svegliamoci, muoviamoci! King Kong! Minchia, ma lo sai che di mattina sei ancora più brutto! Muoversi! Leviamoci le mani da sotto la lenzuola, menatezze! Suoca minchia, muoversi, figliandosa, sgallettate! Basta, la basta, avanti! Sonza, ve la galla! Dietro! A voi che ci mette pure tu! Minchia! T'hanno cambiato camerata, te l'ho messo niente col tiro. E Aspeone, che fe ne fece Aspeone? Vai, vai, calma. Lasciamo perdere a questo qui! È scappatore! Sì! C'è ancora dietro! Guarda chi si vede. Invece sei sopra. Ai! Schifurati al rassetto. Parti, parti, parti. Parti, parti, ammazzo, Carmelo. T'ammazzo. Non ti avvicinare, Carmelo, non ti avvicinare. E se ci commetti io, sai che se ci fa? Stavolta ti ammazzo, Carmè! Se ci scaccia Diaz! No, Carmè! No, Carmè, no! Stanotte un vostro compagno è fuggito. Qualcuno sapeva e ha taciuto. E poco fa nelle camerate è successo qualcosa di inaudito. Uno sconvolgente episodio di giustizia sommaria che ha comportato il ferimento grave di uno di voi, Carmelo Vella. Il Carmelo Vella perderà un occhio. Forse questa tragedia si sarebbe potuta evitare se l'aggressore Claudio Catalano non fosse stato convinto da qualche anima bella a lasciare la sicurezza dell'infermeria. Io mi chiedo come tutto ciò possa essere accaduto. Di chi sono le responsabilità? Chi è il colpevole? Tutti questi avvenimenti infatti ci dicono che qui dentro c'è qualcosa, anzi qualcuno, che sta giocando con il fuoco. Qualcuno che ha scatenato il caos ben sapendo che alla fine non toccherà a lui contare le vittime sul campo. Qualcuno che magari fra qualche mese sarà altrove, lontano da qui, al sicuro. Io vorrei che questo qualcuno si facesse avanti, perché è arrivato per lui il momento del riscuotere i vostri applausi. Con questo qualcuno arriverà presto il momento della resa dei conti. Per ora sarete voi a pagare. Ordino l'immediata sospensione di tutti i permessi, dei colloqui settimanali con i parenti, l'accesso al cortile e il divieto di qualsiasi attività di ricreazione. Dove ti portano? A Napoli, a Filangelo. Professore. Per favore, senti Claudio, tu ti volevi solo difendere, vero? È morto. Peccato. Amo, dai, su! Amore, professore.
soltanto alcuni anni dopo, alla fine dell'ultima guerra mondiale, fu finalmente promulgata la nuova Costituzione repubblicana. Esattamente il 1 gennaio 1948. Qualcuno ha voglia di riassumere quello che ho detto? Chi mi sa dire chi fu il primo presidente della Repubblica? Allora perlomeno ditemi il nome del presidente attualmente in carica. Antonio. Quanto fa 7 per 7? 2 per 2. Che c'è? Non puoi parlare? Professore, mi dispiace, ma non posso. E perché? Perché ve ne state zitti e fermi come delle mummie? È tutta la mattinata che fate così. Si può sapere che cosa vi ho fatto? Eh? Natale, me lo vuoi dire tu che sei il capo? Che c'è? In camerata dicono che sei stato tu a fare scappare a Peggio. Dicono che eri il tuo preferito. E noi adesso, per colpa tua, siamo più in carcere di prima. Ma io non ho fatto scappare nessuno. Pietro se n'è andato, io... Che cosa potevo fare? Eh? È stata una decisione della camerata. Chi parla con te, gli spezzano le ossa. È così? È vero? E come dice Natale? Allora? Buongiorno, professore. Ci sono i pacchi. E questo. Grazie. Matteo. Giovanni. Mario. Mary. Per me. La cassata. Che montagna. Che è bello. Il fratello. Ma la manda mio fratello per i miei 18 anni. Oh, e ci sono pure saluti per te. Purtroppo anche lo Stato non si è scordato dei tuoi 18 anni. E chi è quello? Ti trasferiscono a Luciardone. Coi grandi. E quando parto? Stasera. Questo l'ho sequestrato stamattina uno in cortile. Serviva per te. Se ti trovavano da solo, avevano deciso di farti la festa. Taglia, professore, taglia. Che festeggiamo due partenze. La mia e la tua. Perché tanto tu lo sai che te ne devi andare, no? L'avevi capito. Perché in fondo chi vuole fare l'eroe che cos'è? La testa di mia. Però adesso ho deciso. Dirò al direttore che tu non c'entri niente e che mi sono inventata tutto. Io vorrei solo capire perché tu l'hai fatto. Perché sogno una zoccola. Sogno quella che per 30.000 lire quasi ammazzava un uomo. Ma io non ti avevo fatto niente. Pure tu, come tutti gli altri, mi tenevi a parte. Parte fuori, parte qui dentro. Sempre a parte. Io in classe ti ho trattato sempre come tutti gli altri. Ma gli altri sono maschi. Io? Che ne sai tu? Quando dico che vorrei essere donna. Per capirmi dovessi essere come me.
vivere come me, provare quello che provo io. Sta barba sempre troppo lunga, sto petto spianato, sta campana suonata a mezzo di cosce. A volte vorrei tornare indietro, a quando ero piccirita. Tante cose non le capivo, forse era meglio così. Mary. Quando mi mettevo le scarpe coi tacchi, mamma, papà, mio frate, ridevano, ma applaudivano, bravo, bravo, l'attore era a casa. Era bello allora. Quasi tutte le notti sogno che una mattina mi sveglio e mi ritrovo vecchio, coi capelli bianchi bianchi, con le rughe, le vene, un semaforo spento. Vedi, forse allora potrei essere come tutti gli altri. Non è che sono una vera donna che posso dire fare dei figli. Neanche un uomo dire domani mi sposo. Io non sogno né carne né pesce. Io sono Mary, Mary per sempre. Che c'è, professore? Ti ho fatto muto, eh? Sì. Chiamami perdono per quei due catefici. Va bene, Mary. Non ne parliamo più. Pietro, mi deve aiutare, mi serve un posto per stanotte. Magari c'hai pure una pistola in tasca. Se mi vuoi fare la predica, rimmillo subito che me ne vado. Tieni, puoi dormire qua sul divano. E chi sta tua moglie? E tu pure il quadretto ci hai fatto. Allora? Perché sei venuto da me? Queste sono cose che a un salasso non giro. Specialmente quando arriva un ospite come a me. Sì, ma io ti ho chiesto perché sei venuto da me. Domani mattina me ne vado. Hai capito? Non ti preoccupare, eh? Che domani me ne vado. Che hai fatto? Hai lavorato in qualche cantiere? Sì, una settimana. Prima mi avevano promesso 40.000 lire al giorno. Poi quando hanno capito che documenti non avevi e che c'aveva problemi, me ne volevano rare sulla metà. Belle oneste, eh? Se non volevamo rimanere a tuo capocantiere, l'ospitale o mannava. E lì, la tua ragazza, l'hai rivista? Sta con un altro. Uno che andava in giro con una moto tutta cromata. Io vedi una sera vicino alla spiaggia che si baciavano. E tu che cosa hai fatto? A lui ho preso e ci ho buttato la moto a mare. A lei però non l'ho toccata. Mi faceva schifo. Tante femmine tutte bottane sono. Parlano d'amore e poi ficcano col primo che passa. Stronzate. Ma tu solo stronzate sai dire. Che cosa pensi? Di aver risolto qualcosa in questo modo, eh? Perché invece non hai provato a parlare? Potevi provare a spiegargli le cose. Io i discorsi non ne saccio fare. E poi sei tu chi tu casa credi cambiare un mondo che hai parole. Adesso provo a chiudere dormire. Sogno stanco. Buonanotte, professore. Pietro? Pietro?
Professore Marco Terzi. Abita lì. No, guardi, eccolo là. Il professore Marco Terzi? Sì. C'è un ragazzo che ha chiesto di lei, si chiama Pietro Giancone, in ospedale. Ma che è successo? Ha tentato una rapina in un negozio e c'è stata una sparatoria. È grave. Venga, professore, la prego. Ciao, professore. Vedi che bella stanza che mi hanno dato. Dove è mia? Ma tu sempre vuoi bambini. È destino, te l'avevo detto. Non ti stancare. Tanto. C'ho paura. Sì. Non ce lo dire agli altri che mi hai visto così. Va bene. No, me lo devi giurare. Te lo giuro. Tienimi forte, professore. Ti tengo, Pietro. Ti tengo, ti tengo. Ti tengo. Ti tengo. Professore, ma che ci fa qua? Lo dovesse sapere che a quest'ora non si può entrare. Apri. Come ha detto? Apri, voglio entrare. Ma lei lo sa che... lo so che è vietato. Ma so anche che tu sei una persona molto gentile e che se vuoi mi puoi far entrare. Si accomoda. Non ci dovevi venire. Vattene, posso? Vattene. No, basta, mi sarà manetta. Ma non lo so. Sono venuto per parlarvi. A tutti. Anche a quelle che mi stanno dietro. Professore, che vuoi dire? Che chi non è vigliacco mi dovrebbe stare qui, davanti. Aspetta, no. No, no, lascia stare, Antò. Non ho bisogno d'aiuto. Vieni avanti tu. Dai, vieni. Posti, vieni qua. Vieni a tagliarmi la gola. Vieni. E ora? E ora come la mettiamo? Ecco come la mettiamo. Allora, non parli più, eh? Perché non parli più? Eh? Non parli più! E poi! Avete perso la parola? Eppure questa è lingua vostra. Un coltello, una pistola, il buio. Ed era pure la lingua di Pietro. Ve lo ricordate, Pietro? Beh, questa era sua. Ce l'aveva stamattina quando è entrato in un grande magazzino. E l'ha puntata contro una commessa. Era forte, Pietro. E questa mattina voleva vincere la vita... con questa. Con questa. Con questa. Con questa. Con questa! Con questa! Con questa! Con questa! Con questa! Questa!
comprata in un negozio di giocattoli. È morto Pietro. E sapete cosa faceva prima di morire? Piangeva. Piangeva. Come un bambino. Non vi fate fare questo pure voi. Non ve lo fate fare. Non ve lo fate fare. E le lettere che tu aspettavi? Sì. E quando è che parti? Hanno detto che devo stare qua. Alessandro Pagonia. Io sono Marco Terzi. Io non ce la tengo a me ne sbirro. Antonio. Presente. Giovanni. Presente. Matteo. Presente. Mary. Presente. Alessandro. Assente.